Al di là di quello che più o meno è già stato scritto su tanti, anche sul mio blog, sono usciti due post su questo tema. Ciò nonostante, le idee sono molte e confuse. E quindi questo è anche un po' un motivo per cui abbiamo deciso di fare questo convegno, non per dare un indirizzo o chissà che cosa, o un'ultima parola insomma su quello che è il TRAD, ma per cominciare a distinguere tra un indirizzo e l'altro, tra un'attività e l'altra, ribadendo, almeno per quello che farò io sicuramente, con forza, la libertà poi dell'individuo di giocare come vuole. Si confonde il TRAD con quello che è, diciamo, è l'arrampicata tradizionale, quella degli anni 30 per intendersi. Quante volte ho sentito dire, ma noi queste cose le facevamo già. Sì, certo, nessuno dice che non le facevate. Le facevano negli anni 30, negli anni 50, 60, cioè un sacco di gente ha arrampicato in un'arrampicata libera, cioè non è gente forte, gente fortissima. Quindi nessuno dice che il TRAD ha portato qualcosa di davvero nuovo. Il TRAD è una codificazione, cioè non è una creazione, è una codificazione di un certo tipo di arrampicata libera che fino a questo momento è abbastanza identificabile con i monotiri fatti in falesia. Monotiri fatti esclusivamente con l'uso appunto di mezzi non invasivi, come appunto sono in genere i dadi, i friend, il nut, però il TRAD accetta anche il chiodo, accetta addirittura, se messo dal basso, addirittura lo spit. Questa è la prima confusione. La seconda confusione è derivata dalla concomitanza di un'altra definizione, che è quella di clean climbing, cioè di arrampicata pulita, la quale invece non accetta né il chiodo né lo spit. E tutto questo viene complicato ancora dal fatto che ci sono diversi terreni rocciosi, cioè c'è il terreno roccioso del granito, dove è molto più semplice usare questi sistemi mobili, diciamo, e per esempio invece quello terreno rocioso delle Dolomiti, dove purtroppo, per fortuna, insomma, però è andato di fatto, l'arrampicata con i soli mezzi mobili diventa molto più complicata, cioè il chiodo ti risolve un sacco di cose. Per cui, allora cosa facciamo? Facciamo anche una terza, una quarta definizione, il Dolomitic Climbing? No! Cioè, calma ragazzi, perché rischiamo veramente di perdersi in un mare di parole.